amici, siamo qui nel mondo della notte, ci troviamo all'Horror Restaurant. Andiamo a vedere dove sono Davis Paganelli e Anthony Russo. Andiamo! Ciao Davis! Come procede? Cosa c'è questa sera di bello? Siamo qui a Milano. A Milano è sempre festa, con Anthony Russo si diverte sempre, è il re delle notti qua a Milano. E questa sera siamo qui ospiti al loro restaurant per il compleanno del proprietario di questo bellissimo locale. Siamo qua per divertirci, siamo qui con Miss Principessa d'Europa Gaia, siamo qui con altre ragazze che sono venute a trovarci, siamo qua per divertirci, divertiamoci, ma andiamo a conoscere anche gli altri ospiti. Certo, andiamo! Io sono qui dall'apertura, quindi del 2019, di 4 anni fa, agosto 2019, esattamente del 29 agosto del 2019. Mario soprattutto ha rilevato un po' tutto dopo un paio d'anni e ci troviamo in una realtà dove oro è una realtà effettiva, quindi dove le persone vengono qui garantendo un buon cibo, servizio completo e ovviamente il divertimento assoluto. Wow, ti faccio i miei complimenti. Cosa avete in programma per il vostro futuro, per questo bellissimo locale? Apriremo a giugno di Ibiza e a metà maggio, fine maggio in Duomo, quindi oro in Duomo e Ibiza in via Figueretas, quindi... Wow, pazzesco, ti faccio veramente i miei complimenti, è un locale bellissimo. Ovviamente tutto il risultato dovuto a questi anni non è mai singolo, è un risultato dovuto dall'organizzazione che veramente ha creato una famiglia, da me, da Federica in primis, da Mario che è la nostra colonna portante e dai nostri dipendenti come tanti ragazzi che per noi valgono tanto e la vittoria è prima loro e poi nostra. Ho appena trovato Anthony Russo, il re della notte, del nightlife. Ciao Anthony, come stai? Come procede questa serata? Sto bene, procede tutto bene. Il compleanno di uno dei soci dell'oro, proprietario tra l'altro, mio carissimo amico. Dopo la pandemia che ci ha un po' mazzolati, abbiamo in programma delle feste molto importanti. Non voglio dirvi nulla perché Milano pullulerà di eventi molto importanti, inerenti a moda, spettacolo, sport, musica, televisione. Ci sarà un'esplosione di quelle mai viste a Milano, veramente. È una cosa che non succedeva da 20 anni a questa parte. So che stai collaborando e organizzi dei compleanni per dei importanti personaggi dello spettacolo e VIP. Dico bene? Sì, è il mio pane, ovviamente. Personaggi, calciatori, tutta questa gente che fa televisione, intrattenimento, sono quello a cui io organizzo il compleanno, punto. Grazie a voi e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Grazie. Ciao! Ho appena scovato una bellissima ragazza di nome Sara. Sara, come stai? Come va questa serata? Tutto bene? Allora, sono lieta di essere qua. Ringrazio Deola e Davis per avermi comunque ospitata questa serata a Milano. Io sono di Torino, ho 21 anni e nella mia vita gioco a calcio e comunque mi piacerebbe anche entrare nel mondo del cinema. Quindi oltre che fare fotomodella, essere comunque, fare da comparsa, da spot pubblicitari, quindi per me è un obiettivo importante. Thank you.
Dayanira Blonde su Instagram, Dayanira Blonde. Sono con lei, eccoci qui, siamo al loro restaurant di Milano. Stiamo divertendo un casino! Sono qui con una bellissima ballerina, sono qui con Nora Daniel. Ciao Nora, come sta andando? Benissimo, sta andando benissimo, mi sto divertendo tantissimo. Wow, ho saputo che fai la ballerina, fai la danza del ventre, giusto? Sì, sì, da tanto tempo. Ma da quanti anni che lo fai? Come lavoro faccio da 3 anni circa, invece come passione fin da quando ero piccola. Sono riuscita a trovare Mario, il titolare. Ciao Mario, come ciao. Stai? Oggi è il suo compleanno, ti faccio i miei carissimi grazie, auguri. Grazie. Ma siamo circondati da bellissime ragazze questa sera. Sì. Ma allora, ho saputo che la famiglia Oro si sta allargando, giusto? Sì. E adesso apriremo la di pizza e in Duomo. Quindi faremo Duomo Milano, Oro Milano e Oro e Pizza. Wow, ma tanta roba! Allora non vedo l'ora di venire a trovare di pizza. Certo, con piacere. Ma come locale cosa dici? Sarà più grande quello al Duomo o quello di pizza? Guarda, sono uguali, hanno la stessa capienza e Pizza avrà una terrazza spettacolare sul mare e invece Duomo sarà una location spettacolare. Allora tanta roba, non vedo l'ora di venire a vederle quando ci saranno. Ora mi sposto direttamente ad un'altra bellissima ragazza che è l'art director di questo bellissimo locale. Ciao, come stai? Presentati un po'. Ciao a tutti, intanto grazie, vorrei ringraziare Anthony Russo e a tutti voi. E grazie a Mario Russo, Stefano Selva, Federica Russo. Sono un po' di hostess qui al loro restaurant. Accoglienza hostess. E poi grazie appunto a loro sono l'art director del loro restaurant e quindi grifo grazie Oros da Lady Ross a Pino Pops. Miss Principessa d'Europa 2021. Ciao Gaia, ma quanto sei bella questa sera. Buonasera a tutti, grazie mille. Sì, a settembre ho avuto l'onore di vincere il concorso Miss Principessa d'Europa 2021. Va bene, allora qui va tutto bene, eh? Nessuno si è rotto nulla. Ma allora stavamo dicendo, io ho saputo che sei stata a Sanremo, al Festival di Sanremo con Davis Paganelli e al Morgana hai conosciuto un po' di personaggi famosi dello spettacolo, quale in particolare? Sì, allora a febbraio sono stata a Sanremo, ho avuto l'opportunità di andarci soprattutto alla Morgana Victoria Day, che è stata una serata bellissima. Ho conosciuto diversi VIP, tra cui il mio VIP preferito, diciamo, Alex Belli. Wow, Alex Belli, poi è una cosa pazzesca, anche come intreccio con Delia, Soleil. Te cosa ne pensi di loro, di questo intreccio particolare? Poi vabbè, lui è un bellissimo uomo. Sì, innanzitutto lui è un bellissimo uomo. Ho seguito tutta la vicenda del GF VIP. È stata abbastanza interessante, anche se la mia ship di Alex Belli sarà per sempre con Soleil. So che anche hai comunque come passione la vita qualcos'altro. Cosa in particolare? Mi piace tantissimo il pattinaggio artistico a rotelle che pratico a livello agonistico da più di 10 anni ed è un'altra delle mie passioni insieme alla moda. Comunque a Miss Principessa d'Europa cosa ti ha portato come esperienza? Cosa pensi che ti possa portare in questo futuro? Allora innanzitutto è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere dal punto di vista personale e in generale mi ha fatto vivere delle emozioni indimenticabili sia che a Sanremo Talent Summer a cui ho partecipato a ottobre, il concorso in sé, Sanremo, delle esperienze bellissime che ho sempre sognato di fare. Qui
dire, Gaia, io procedo, vado a farmi un altro giretto, vado a vedermi questo bellissimo locale che è l'Oro Restaurant di Milano, e dopo passiamo la serata in disco. Grazie mille, un bacio.